Il derby dell'Alto Cremasco del Girone J di seconda sorride al Vailate, che supera di misura e di rigore il Pieranica riscattando la sconfitta della gara d'andata. L'incontro si apre con i ragazzi del settore giovanile che accompagnano i giocatori e i cori di sostegno dei tifosi vailatesi, la cosiddetta gradinata Volponi. Prima azione locale con un cross di Malingro intercettato da Vanazzi. Ancora Vailate con un calcio d'angolo che taglia l'intera area di rigore ma non trova giocatore rossoblù. Al 12° la squadra di casa passa in vantaggio. Platania di potenza dagli 11 metri in onda scampo a Vanazzi. La reazione del Pieranica si concretizza con un lancio in verticale dove Giovannini anticipa Sandri e un colpo di testa di Bonadeo che termina di poco fuori. Si passa così alla ripresa. Al 66° ci prova dalla distanza Abu Taleb, ma la mira è sbagliata anche perché da lì si arriva una prodezza balistica. Poco dopo Antonelli spara alto sopra la traversa. Insomma, non sembra un derby indimenticabile e anche il campo non aiuta. Il Pieranica attacca ma non concretizza, Giovannini all'ennesimo cross biancoverde in area recupera il pallone in due tempi. La gara poco per volta si spegne, Rossi alza la mira sul pallone recuperato dal limite, poi ultima occasione con una punizione di Lombino calciata però maluccio. Dopo 6 minuti di recupero arriva la festa vailatese, 3 punti molto importanti per i rossoblù di De Giuseppe che accorciano il divario dalla vetta della classifica grazie alla sconfitta interna della capolista Salvirola con la Ricaltese.